l'uomo prova a scoprire i segreti di Marte. Il lancio della sonda Proton dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan ha dato il via alla missione spaziale ExoMars 2016, frutto di un accordo tra la russa Roscosmos e l'Agenzia Spaziale Europea. ExoMars è la prima di due esplorazioni per cercare forme di vita. Il prossimo 19 ottobre, il lander progettato e costruito in Italia e dedicato all'astronomo Giovanni Schiaparelli si poserà sul suolo di Marte, atterrando nel pieno di una violenta tempesta di sabbia. Gli strumenti raccoglieranno dati su metano, ghiaccio e minerali e ci diranno se Marte è stato un pianeta ospitale per la vita. C'è un incredibile senso di eccitazione tra gli scienziati dopo il successo del lancio. Per molti di loro questa è la prima volta che hanno costruito uno strumento e l'hanno inviato su Marte. Gli ostacoli da superare sono molti, gli strumenti devono dimostrare di poter funzionare anche ora che sono nello spazio. C'è un viaggio di 7 mesi verso il pianeta rosso prima che la scienza possa davvero iniziare a cercare segni di vita. Jeremy Wilkes, here in Baikonur in Kazakhstan, for Euronews.